A Oratino, giornata speciale per gli alunni della scuola primaria e dell'infanzia, lezione di favole con le parole di Gianni Rodari che hanno preso vita grazie alla musica. Edoardo Petti. C'era una volta di qua o di là, nelle parti di chissà, nel paese dei bugiardi. Il linguaggio rivoluzionario della verità che anima il racconto Il paese dei bugiardi, scritto da Gianni Rodari nel 1972, coinvolge i bambini della scuola elementare dell'infanzia del borgo di Oratino, grazie alla musica e alla voce del cantastorie Gianluca Lalli. Artista poliedrico che ha scelto di rivolgersi ai più piccoli attraverso lo spettacolo itinerante Le favole al telefono, titolo di uno dei libri più originali dello scrittore e pedagogista. Favole che parlavano di verità, di credere in se stessi, come il giovane gambero, per esempio, che vuole imparare a camminare in avanti e quindi rompere una tradizione lunga di secoli, oppure Giacomo di Cristallo che non poteva mentire, quindi era costretto a dire la verità e con la sua energia cambia tutte le cose della città, insomma tutte le cose negative, sconfigge il re che era cattivo, era un tiranno. Per raccontare ciò che non trovava giusto e autentico nella realtà del proprio tempo, Rodari scelse la forma letteraria della favola. È un modo di entrare nella realtà anziché dalla porta, dal tetto, dal camino, dalla finestra. Era lo sguardo ricco di fantasia, capace di esplorare frontiere nuove e apparentemente irraggiungibili, a nutrire l'impegno dello scrittore per un mondo migliore. Un orizzonte nel quale riusciva a incontrare con facilità l'universo dei bambini. Il linguaggio dei bambini è fatto di immaginazione, di pensiero logico, è tutto insieme. Tutte queste storie edificanti ci aiutano a comprendere e fanno comprendere ai ragazzi di osare, che la fantasia è una cosa bella e non è una cosa da temere. Da lunedì